Ieri è stato il giorno di Matteo Salvini in Abruzzo. Il leader della Lega, vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture, ha partecipato a Silvia alla festa per la rielezione a sindaco di Andrea Scordella e per fare il punto sulla situazione infrastruttura in Abruzzo con gli obiettivi primari del governo e del suo dicastero. È il primo poi di una serie di sindaci che si sono avvicinati. Prima di venire da voi ho incontrato imprenditori, amministratori locali, professionisti che entreranno, che daranno una mano. Da ministro delle infrastrutture sono orgoglioso perché in 10 mesi, per carità, miracoli non se ne fanno, però l'attenzione che abbiamo dedicato all'Abruzzo, il tema dell'A24 che ho ereditato e dell'autostrada in assoluto su cui ho fatto più riunioni, ho incontrato più sindaci, operai, ingegneri, amministratori, la voglio chiudere come situazione, risolvere. E poi c'è il tema della Roma-Pescara, della ferrovia, su cui vogliamo accelerare, c'è il tema dei porti da dragare, c'è il tema del sistema aeroportuale, ci sono case, ci sono dighe. Quindi devo dire che in questi 10 mesi penso che gli abruzzesi abbiano toccato con mano il cambio di passo. Poi ha chiesto ai suoi di serrare i ranghi a qualche mese dalla campagna elettorale, tirando le orecchie a chi ha scelto un altro percorso politico, rimarcando però la forza attrattiva della Lega e del centrodestra in generale. Se esce una persona ne entrano due, c'è bisogno di energie nuove. Io ho chiesto a Luigi D'Eramo, che ha la mia totale fiducia, di aprire, di allargare. Se qualcuno lascia perché è attaccato alla poltrona, a me interessa che qualcuno entri a portare energia nuova, quindi noi siamo leali alla maggioranza, l'ho detto stamattina a Bari, il governo di cui facciamo parte durerà 5 anni, sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto per l'Abruzzo e non vedo l'ora di tornare la prossima volta perché avrete delle belle novità come nuove energie per la Lega. In chiusura, l'investitura a Marsiglio, evidenziando come sia scontato mantenere e riproporre una squadra che vince. Noi come Lega sul tavolo del centrodestra portiamo sempre per i sindaci uscenti e per i governatori uscenti l'idea che squadra che vince non si cambia. Se poi altri faranno al loro interno altre valutazioni ne prenderemo atto, però io quando una squadra vince vado avanti con quel modulo di gioco. Buona fortuna!